Ed eccoci alla mini guida per scoprire il Giappone in agosto e sopravvivere al gran caldo. Te ne parlo in questo video fornendoti informazioni sui principali eventi, cose da assaggiare e tanto altro per rendere il tuo viaggio indimenticabile. Agosto in giapponese si chiama Achigatsu perché è l'ottavo mese dell'anno, ma nell'antico calendario lunare prende il nome di Azuki, il mese delle foglie. A Tokyo la temperatura media diurna si aggira intorno ai 31 gradi, mentre quella notturna sui 23 gradi, ma la forte umidità di questo mese fa percepire una temperatura ancora più alta. Tuttavia, poiché il Giappone è un arcipelago molto esteso, le temperature variano notevolmente tra nord e sud, inoltre possono capitare forti venti e piogge torrenziali a causa dei tifoni. È importante ricordare che in Giappone non c'è il cambio all'ora legale. L'alba a Tokyo inizia verso le 5, mentre il sole tramonta già verso le 18, quindi se vuoi vivere la giornata dovrai uscire molto presto la mattina. L'11 agosto in Giappone è festa nazionale chiamata Yama-no-i, ovvero il giorno della montagna. È l'occasione per avvicinarsi e scoprire i monti giapponesi, così da apprezzarne i doni e le meraviglie che sono capaci di offrire. È una delle quattro feste nazionali istituite per ringraziare la natura. Il Shunbun-no-i a marzo per l'equinozio di primavera, il Midori-no-i a maggio per il verde, l'Umi-no-i a luglio per il mare e il Yama-no-i ad agosto per la montagna. In agosto ci sono altri tre anniversari molto importanti riguardanti la Seconda Guerra Mondiale. Il 6 agosto si tiene l'Hiroshima Genbaku-no-i, dove si commemora il giorno nel quale venne sganciata la bomba atomica sulla città di Hiroshima. Mentre tre giorni dopo, il 9 agosto, è il Nagasaki Genbaku-no-i, per ricordare la stessa tragedia che si ripeté nella città di Nagasaki. Infine, il 15 agosto è il Shusen-no-i, il giorno in cui l'imperatore Shōwa annunciò al popolo giapponese la fine della guerra attraverso una trasmissione radiofonica. In questa giornata si tengono cerimonie di commemorazione per i caduti in guerra e per pregare per la pace. L'estate è la stagione delle vacanze, il periodo perfetto per godersi la natura, tanto la montagna quanto il mare, e magari cogliere l'occasione per visitare qualcuna delle numerosissime isole dell'arcipelago giapponese. Ad Okinawa-ken, la prefettura più a sud del Giappone, ci sono ben 160 isole, tra queste quella di Okinawa, la quale dà il nome alla prefettura, mentre tra le altre vale la pena di visitare Miyako-jima con il suo bellissimo mare, Kome-jima con la sua incantevole spiaggia bianca e le Ieyamashoto per avventurarsi nella natura più incontaminata. Nel Kyushu puoi visitare la prefettura di Kagoshima-ken con le sue 605 isole, in particolare Yakushima, un luogo davvero incredibile con i suoi stupendi boschi che hanno ispirato la scenografia del film di animazione Mononoke Hime, capolavoro dello studio Ghibli. Mentre nella prefettura di Nagasaki puoi visitare le isole Goto o Rettō-o, sono un patrimonio UNESCO ricco di storia, in particolare del cristianesimo giapponese, religione bandita ma che sopravvisse in modo clandestino nel Giappone del periodo Edo. Da visitare anche Ashima, una suggestiva isola abbandonata a forma di nave da guerra, un tempo fu una città miniera di carbone, interamente scavata nella roccia, chiusa 50 anni fa, ma attualmente visitabile, anch'essa patrimonio UNESCO. Anche la prefettura di Tokyo dispone di qualche isola che puoi visitare, ma per raggiungerle dovrai navigare parecchio. Per arrivare alle isole Izu-shoto e vivere la loro bellissima natura, ci vogliono tra le 6 e le 9 ore di navigazione, mentre per raggiungere le isole tropicali Ogasawara-shoto dovrai navigare per ben 24 ore. Ma attenzione che agosto è il periodo dei tifoni, che i giapponesi chiamano taifu, quindi se il vento forte e la pioggia battente ti rovineranno la giornata, non ti disperare, avrai comunque vissuto un'esperienza incredibile, roba da veri giapponesi. Infine se ti trovi a passeggiare in città o in campagna, potrai udire un suono caratteristico che accompagna la calda estate giapponese, ovvero il canto delle cicale, che in giapponese si chiamano semi. Ce ne sono di tanti tipi, ognuna con il suo verso inconfondibile. Se vuoi saperne di più ti lascio in descrizione e nelle schede un video dove ne parlo in modo approfondito. Durante il mese di agosto avrai molte occasioni per immergerti nella tradizione giapponese. Dal 13 al 16 agosto c'è l'Obon,
una festa tradizionale nella quale gli antenati tornano temporaneamente nel nostro mondo. Per accoglierli si preparano dei fuochi per segnalare quella che fu la loro casa. Inoltre vengono realizzati dei cavalli utilizzando melanzane e cetrioli, affinché gli spiriti possano cavalcarli per arrivare e successivamente andar via. La sera nelle principali piazze puoi imbatterti in una festa, con persone che indossano lo yukata e danno vita al bonodori, una danza tradizionale al suono di tamburi. Il tutto si svolge attorno ad una torretta costruita per l'occasione. Qui potrai trovare numerose bancarelle che vendono cose di ogni genere, come i pesciolini rossi, le maschere, i palloncini, gustosi cibi e bevande rinfrescanti. Al termine dell'obon verranno accesi dei fuochi, in coincidenza con la partenza degli spiriti. Se ti trovi a Kyoto non puoi perderti il Gozanno Okuribi, con immensi falò che prendono vita sulle cinque colline della città, mentre a Nagasaki si tiene il Shoro Onagashi, un'emozionante processione di barche decorate con lanterne. A questi si uniscono i meravigliosi Hanabi, i fuochi d'artificio, che nascono come un esorcismo shintoista per scacciare la peste, ma oggi sono un imperdibile spettacolo che colora le calde notti estive giapponesi. Con gli spiriti che girano per la città durante l'Obon, i giapponesi accompagnano le calde notti estive con i kaidan, racconti horror sugli spiriti, fantasmi, yokai e mostri in generale. Lo Yaku Monogatari è un gioco che si svolge in piena notte e risale al XIV secolo. I partecipanti si ritrovano all'interno di una stanza buia, illuminata solo da 100 candele. A turno ognuno racconta una storia di paura e al termine viene spenta una candela. Ma è meglio fermarsi alla 99esima, altrimenti si verificheranno eventi paranormali. Anche nei teatri è facile imbattersi in spettacoli sugli spiriti. In TV vanno molto film e trasmissioni horror, mentre in famiglia non mancano i parenti che cercano di spaventare i nipotini, raccontando loro terrificanti storie su mostri e fantasmi. Se sei alla ricerca di qualche festival tradizionale, dal 2 al 7 agosto si tiene il Nebuta Matsuri in ogni città della prefettura di Aomori, ma i due più importanti sono l'Aomori Nebuta Matsuri e l'Hirosaki Nebuta Matsuri, entrambi designati dal governo giapponese come importante bene immateriale culturale e popolare. Il festival nasce dalla fusione del Tanabata con il Shoro Onagashi. Per l'occasione vengono fatti sfilare carri con sopra enormi lanterne luminose, accompagnati da ballerini chiamati Aneto, questi ultimi adornati da campanellini che suonano mentre ballano e cantano sulla musica. È un evento che esprime grande energia, necessaria per scacciare la stanchezza e la sonnolenza durante il lavoro agricolo. Mentre dal 12 al 15 agosto, puoi vedere il Tokushima Owaodori a Tokushima, nell'isola Shikoku. Qui puoi assistere ad un famosissimo ballo tradizionale che risale a circa 400 anni fa, l'Owaodori, nel quale un gruppo di ballerini chiamato Ren balla accompagnato da una musica molto vivace, suonata in due tempi da diversi strumenti musicali tradizionali giapponesi. Infine dal 6 all'8 agosto, non ti dimenticare del Tanabata di Sendai, nella prefettura di Miyagi, un imperdibile evento tradizionale in onore delle due stelle innamorate, Orihime e Ikoboshi, ma di questo ne ho già parlato in dettaglio nel video Luglio in Giappone, lo trovi in descrizione e nelle schede. Dopo luglio, anche in agosto ci sono molti eventi con protagonisti gli Hanabi, i fuochi d'artificio. Il 2 e 3 agosto, si tiene il Nagaoka Matsuri Hanabi Taikai a Nagaoka, nella prefettura di Niigata. È uno dei tre principali festival Hanabi del Giappone, famoso in particolare per i suoi fuochi d'artificio enormi. Il 15 agosto, si tiene il Suwako Matsuri Kojo Hanabi Taikai a Suwa, nella prefettura di Nagano, dove ammirare splendidi fuochi d'artificio nel cielo notturno riflessi sul lago, un'emozione unica che ha ispirato una scena dal film di animazione Your Name di Makoto Shinkai. Mentre il quarto sabato di agosto, si tiene il Zenkoku Hanabi Kyoji Taikai a Daisen, nella prefettura di Akita, è un altro dei tre principali eventi Hanabi con i suoi fuochi d'artificio creativi, ospita il più importante concorso nazionale pirotecnico del Giappone. Agosto è anche il mese del Kōshien, il torneo nazionale di baseball delle scuole superiori, che prende il nome dall'omonimo stadio situato a Nishinomiya, nella prefettura di Hyōgo. Anche se non ti piace molto il baseball, vale davvero la pena seguire una partita del torneo, dal vivo o in TV, soprattutto per lo spettacolo offerto dalle tifoserie con i loro cori e dalle fantastiche coreografie delle cheerleader,
uno spettacolo che viene ripreso in molti anime e manga ambientati nel mondo scolastico giapponese, come il famosissimo Touch. L'estate giapponese può essere davvero calda e umida. Se hai fame e desideri rinfrescarti, ci sono molti ristoranti estivi speciali. A Kyoto puoi provare i Norio Yuka. Sono locali con terrazze o isole direttamente sul fiume, dove puoi sederti sui tatami e goderti il fresco mangiando qualcosa. Li puoi trovare a Kamogawa, Kibune, Takao e Takagamine, tutte località di Kyoto. Per un'altra esperienza fresca e divertente, puoi provare i Nagashi Soomen. È un piatto a base di sottili noodle bianchi che vengono fatti scivolare velocemente in una grondaia di bambù, piena di acqua fredda di sorgente. Qui dovrai essere abile per catturare al volo i noodle con le bacchette. Puoi provarli dove c'è grande abbondanza di acqua sorgiva, come a Kibune nella prefettura di Kyoto, nelle gole di Takachiho nella prefettura di Miyazaki, o alle cascate di Amida, nella prefettura di Gifu. Infine, per una merenda nei giorni torridi è immancabile il kakigori, la freschissima granita giapponese. A Sonocci piace tanto l'ujikintoki preparato con il matcha, che sarebbe il tè verde giapponese, con aggiunta di topping di anko, che è una marmellata di fagioli, il tutto decorato con shiratama, che sono un tipo di mochi. Una vera delizia! Per altre cose buone da mangiare col gran caldo ti invito a vedere il video Luglio in Giappone. Troverai alcune idee per uno spuntino o un aperitivo rinfrescante. Te lo lascio in descrizione e nelle schede. E anche per oggi è tutto. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così non perderai i prossimi video per scoprire il Giappone in ogni mese dell'anno. Un saluto da Sonocci.